Salvatore, Maria, madre putativa di Gesù, i figli non sono di chi li mettono, da chi vengono messi al mondo, ma di chi li amano, da coloro che vengono amati. Il Cristo non era figlio di Maria, madre di Gesù, come si dice, né figlia di Dio, né madre di Dio o di Cristo. Sì. Vede, per evitare equivoci, uno dirà che io sono blasfemo, io dico questo. Mia madre, quando io ero bambino, ha pregato sempre la Madonna e aveva in mano il rosario la notte prima di andare a dormire. Pregava Alce Santi e Gesù. Io, che la vedevo dalla 11:30 fino a mezzanotte, a volte pure alle 12:30, che lei pregava, a volte piangeva, io seguivo questo iter che avevo con la Madonna, questo feeling di mia madre. Quando sono cresciuto, anch'io sono entrato ad venerare questa donna e la veneravo come dicevano tutti gli altri, ma c'era qualcosa che non andava nella mia mente, cioè non concepivo quello che io concepivo, cioè non riesco ancora oggi a capire come mai l'umanità cattolica, parlo, non di tutti gli altri, ognuno ha i suoi cadaveri sotto il letto. Come mai continuano ancora oggi imperterriti a credere a queste stronzate? Cioè, Maria, figlia di Dio e madre di Dio. C'è una donna che non è nata neanche da utero, nel senso è nata da utero, ma da utero è inseminato, perché Gioacchino, suo marito, il marito di Anna, non poteva avere figlie. E Anna, la madre di Maria, è stata inseminata da un seme che veniva dal pianeta da dove è provenuto Gesù. Ora, dico questo io. Può una donna essere figlia di Dio? Sì, siamo tutti figli di Dio, dentro di noi. Ma madre di Dio? Come fa a essere madre di Dio? Sia che nessuno lo conosce, sia che non ha origine. Io non ho padre, io non ho madre. Nella mia vita non ho amato nell'altro che me, per la gloria del passato, per la gloria del futuro. Da mille anni sto su questa riva e tante altre cose. Ci sono delle cose bellissime da poter cercare di capire, di vedere e di sentire. Musiche bellissime, non demoniache. Ora, come ho fatto un video sulla Sacra Famiglia, che sacra non era, perché parlai di Giuseppe che fotteva, aveva un casino di figlie. Cioè, in poche parole, no, l'uomo non è nato per fottere, per fare figli a tempesta. Perché? Perché questa è una malattia. L'uomo è nato per generare la sua stirpe e basta. È finita lì. L'energia sessuale serve per poter durare nel tempo e proiettarci oltre l'altra dimensione con energia vitale e non senza energia, altrimenti nessuno ci aiuterà, saremo come degli zombie che passeggiamo e prendiamo l'energia degli altri assassini. Cioè, non si può concepire. Io non lo concepisco e nessuno lo può concepire come Maria, madre di Dio e figlia di Dio. Cioè, madre di Cristo. Dio mio,
Neanche madre di Gesù era Maria, perché non l'ha generata lei. Lei era incinta e isterica, simulava la nascita. Quando gli hanno portato il bambino si è sgonfiata, ma il latte gli è rimasto e gliel'ha dato perché veniva tutte e due dallo stesso pianeta. Gesù come essere vivente già è arrivato vivo, Maria invece era un seme inserito nell'utero di Anna, sua madre, ma proveniva dallo stesso pianeta perché gli doveva dare il latte di quel pianeta. Infatti Salomè, quando Giuseppe la portò a Betlemme per far nascere il bambino, la ciosonzo, capisce, di Giuseppe, eppure era nel seno, ma era un'ebbia unita, era un falegname, era un buonaccione, ma gli piaceva fottere, buonaccione. Beh, quando gli portò Salomè, Salomè la vide, rimase stupita, dice, questa non appartiene alle figlie di Eva, agli umani, questa non è figlia di Eva. Quale utero l'ha partorito, da quale mondo viene, non si sa, perché ancora era vergine, ma il bambino era già adulto. Come il bambino spiega? Camminò e si andò a prendere la poppa della madre. Cioè, in poche parole, c'è qualcosa che l'umanità non deve sapere. Cioè che Cristo e Gesù non avevano niente a che fare l'uno con l'altro. Quando i cattolici dicono Gesù Cristo, dicono la più grande cazzata. Gesù è Gesù che viene da un pianeta da dove il seme di Maria è arrivato, e Cristo è il figlio di Dio. Lui è il figlio di Dio. Cioè, reale. Noi siamo pure figli di Dio, ma di una gerarchia inferiore. Possiamo raggiungere la monade quando facciamo un processo di evoluzione, di catarsi evolutiva, che raggiungiamo la conoscenza infinita. Ma finché non lo siamo, come quell'uomo che disse a Gesù, o che disse a Sai Baba, tu sei Dio, tu lo dici, disse Gesù. A Sai Baba dice, ma tu sei Dio? Dice, sì, lo sono. Dice, io perché non lo sono? Perché tu non ci credi, tu non sai di esserlo. Ma lo sei, quando saprai di esserlo diventerai come me e farai quello che faccio io. E lì siamo. È come uno che possiede 1 miliardo in banca e non lo utilizza, non ha un cazzo. È un povero barbone disgraziato e mal combinato come gli altri. Non fa né bene né male, non aiuta e non disgrega. È soltanto un pusillanime, un pavido. E lo chiamiamo che brava persona, non ha fatto mai male a nessuno, ma neanche ha mai fatto bene. E che senso ha che viva questa persona? È un radicale libero. Deve essere annientata se vogliamo una terra pulita. Dobbiamo annientare i radicali liberi e le cellule tumorali. Come fanno i medici quando uno ha il tumore, il cancro, ti fa la chemio, la cobalto, la radioterapia, per eliminare il radicale libero e le cellule tumorali. Che differenza c'è tra quelli nel microcosmo e quelli noi nel macrocosmo? Ah, quello è essere umano, creatura di Dio. Di quale Dio? È creatura, creatura di Satana. Se sono radicali liberi fanno del male all'umanità. È come se tu metti una mela marcia in un cesto sano, che fai? La metti là dentro? O quando rovinare tutti gli altri. O quando dissero a Gesù, maestro, dice, ma negli ultimi tempi che succede? Dici, io sto andando a pulire una delle stanze della casa del padre mio. La ordinerò, la riordinerò e quando ritornerò porterò a quelli che sono degni là, nella casa del padre mio, e saranno salve. La casa del padre suo sono i pianeti. Una stanza era un pianeta, ma un pianeta pulito, che non poteva portare mele marce lì per distruggere di nuovo l'umanità come sta distruggendo adesso, che è diventata di nuovo una Sodoma e Gomorra. Pure film fanno Gomorra, ma fanno film di altri tipi, ma Gomorra c'è, Sodoma c'è ancora, non è stata distrutta dagli alieni,
migliaia di anni fa a Sodoma e a Gomorra con una mini bomba atomica tattica. Quindi, se noi saremo prese dopo quel casino che succederà del Kali Yuga su questo pianeta, non saranno tutti che verranno presi e portati lì, ma saranno soltanto quelli che sono puliti, che hanno fatto, lo dirò volgarmente, un processo di autolisi, di purificazione del corpo fisico e del corpo psichico, e si sono riconnesse con la propria anima e con Dio. Questi puliti e bravi e puri e vegani di nascita, che mangiano solo le erbe come Caino, mangiava solo le erbe, e che non ha assassinato Abele, ma Abele ha assassinato Caino, verranno portati in un nuovo Eden, in un nuovo pianeta. Ma non ci saranno gente cattiva che creeranno problemi. Ci sarà il regno di una volta, il regno della pace, quando gli dei e gli uomini camminavano mano per mano, quando gli animali e gli umani non si massacravano, quando i popoli non si facevano guerra tra di loro, si aiutavano, barattavano fra di loro, era una gioia quando erano insieme, era festa, ballavano, ridevano, cantavano, in onore a Gea, alla natura. I fiori profumavano, l'aria era pura, i frutti erano melodiosi, erano dolcissimi, ora non hanno più sapore, hanno sapore di morte. Questo noi siamo, e questo raggiungiamo, e parliamo di Maria, figlia e madre di Dio. Quindi sarebbe figlia di Dio, madre di Dio, madre di Gesù e madre di Cristo, perché in Gesù c'era Cristo, non c'era più Gesù. Cioè, quanto cazzate hanno instillato nella mente dei cattolici, e i cattolici ancora oggi dicono queste minchiate? Cioè, che sono blasfemo io? Siete blasfemi voi, non io. Non riuscite a ragionare e a capire quello che dico io, che non è mai possibile una cosa del genere, essere madre e figlia di Dio. Ancora ci credete? Solo una mente lineare può assimilare e credere una cosa del genere. E voi avete tutta la mente lineare, cari cattolici di merda, quelli che avete fatto la guerra agli Aztechi, agli Inca, ai Maya, che gli avete dato il vaiolo agli indiani d'America, che li avete distrutte, che avete fatto guerra in tutto e per tutto, che avete massacrato a Giordano Bruno bruciandolo a Campo dei Fiori, a Giovanna d'Arco, prima l'avete bruciata e poi l'avete fatta santa. Fate e disfate tutto quello che volete voi, pezzi di merda, e noi ci crediamo. O almeno voi, stupidi cattolici, credete ancora. I preti sono tutti pedofili e le monache sono tutte lesbiche. Cosa devono insegnare ai bambini o alla gente che va da lì? Ma voi credete veramente che nell'ostia che vi danno c'è il corpo e il sangue di Cristo? Cristo era uno spirito puro, era figlio di Dio. Non aveva né corpo né sangue. Stronzi che non siete altro. Quello è un rito di magia nera. E non lo capiscono. Non lo capiscono. Gli esseni lo facevano il rito del pane azzimo e dell'acqua, non vino, erano asteme, non uccidevano gli animali, non mangiavano carne. I preti, i papi e tutti i cardinali, i vescovi, si riempiono la pancia così, hanno pancioni pieni di merda e cozze come porce, così grosse, e mangiano di tutto e si fottono i bambini. E le donne? E le donne con le donne e i bambini. Un giorno la Blavatsky disse: una monaca si mette davanti al crocifisso e comincia a masturbarsi perché non può andare con gli uomini, perché si è sposata con Dio, con Gesù, quindi si fa masturbare, si fa quell'oscenità con Gesù. Gli uomini non vanno con le donne, la maggior parte, gli altri ci vanno, la maggior parte non ci vanno perché hanno sposato la Madonna, quindi non devono andare con le donne, ma vanno con i bambini, i pedofili. C'è un bordello, è una nuova Sodoma e Gomorra in piena attività, in tutte le chiese, in tutte le comunità, dappertutto, pure nelle comunità. È un bordello a cielo aperto. E voi siete
simile a Dio. A quale cazzo di Dio siete simili? Voi siete civili, siete persone volute, ma andate a fare in culo. Io andrei in un'isola deserta e starei lì finché non mi vengono a prendere. Ma state scherzando? E io devo stare in mezzo a voi. Da anni sto facendo l'eremita e sono felice. Andate tutti a fare in culo.